oggi vi portiamo a fare un giro lunghissimo. Iniziamo da qua però, dalla ferrata Brigata Alpina, la ferrata al Col dei Boss. Eccolo, eccolo qua. Casa Dolce Casa. Casa Dolce Casa, e oggi insieme a Polpetta vi porto a percorrere un po' di sentieri della Grande Guerra, iniziando anche da questi ruderi. E qua, e là si era messo. Qui dove hanno girato anche un po' di scene di un telefilm. Sì, sì. A un passo dal cielo. Avevano scelto anche sta zona qua. Intanto vi spoileriamo che qua stanno rifacendo questa struttura. La stanno appunto ristrutturando. Vediamo qua se c'è scritto cosa faranno. Ah, ecco, faranno tipo un museo. Una piccola struttura con un museo di guerra. Spettacolo. Giunti all'attacco della ferrata. Qui, Brigata Alpina, sulla Col dei Boss. Subito, perché l'attacco è breve. Ora vi faccio vedere l'uscita di Polpetta. Dov'è? Ho perso Polpetta. Da qua forse la vedo. Vediamo. Neanche. Dove è finita? Eccola! Ma l'avevo persa! Polpetta on the rocks! Io vi svelo un segreto. Lei adesso ride perché gli mancano 7 metri di ferrata. Che non sa come fare. Grande. Allora, qui siamo in questa selletta, però non siamo in cima al Col dei Boss. La cima del Col dei Boss è quella lì. E faccio un salto al volo.
vista stupenda comunque da quassù. Adesso dopo dobbiamo prendere tutto un sentierino e arrivare al rifugio, appunto al rifugio Lagazzoi, che è quello là in fondo che avete visto, Tofana di Roses là in fondo. E ora andiamo su, proprio non è solo un buco, dentro si apre un mondo, un mondo. Un appartamento, appartamento in quota. Eccola, eccola la croce, la croce del Col dei Boss, questa è la cima. Sì. Adesso facciamo una piccola sosta e due riprese. Siamo aspetta, batti la Cincos, grande, per adesso grande, il giro è ancora lungo. Solito rito, mettiamo il nostro sasso allegro del calore, ecco, così, il gruppo i sassi allegri del calore, Miriam Ferrari, iscrivetevi anche al gruppo se vi va, noi lasciamo sti sassetti nelle cime, eccola, eccola qua la pina, sotto la croce del Col dei Boss, qui dalla cima del Col dei Boss, scendiamo dall'altra parte, andiamo in direzione del sentiero 401 e vedo già che passeremo in mezzo delle trincee e tutti i camminamenti di guerra. Guardate, qui c'è una seconda croce, bisogna scendere là, quello là, quello là è il nostro sentiero che ci porta in su. Ah, poi là c'è l'altro pezzo che c'è gente e dopo andiamo su un rifugio. Abbiamo trovato una traccia che ci ha collegato in fretta al sentiero 401, che è quello lì, e andiamo verso la prima forcella e dopo spero anche in breve al rifugio, che c'è mia mamma che mi aspetta lì. Subito arriviamo in questo trattino già affollato. Che siamo? Ah, altro venuto di là. Forse la Lagazzuai di qua a destra. Guarda che roba, eh? Perché? Perché la siamo? Forse la Travenances? Vai tra sì. Con il Roses e con la ferrata lipella, con la Tofana e tutte le formichine che abbiamo visto sulla lipella. Ci sono buone notizie, eh? Ci sono buone notizie, siamo a Forcella Lagazzuoi. Qual è il problema? Che la Lagazzuoi è lassù.
Eccoci qua in Forcella, nostra destinazione, rifugio Lagazuoi. E queste sono tutte le altre che si possono intraprendere da questo punto qua. Ora, venite qua. Polpez. Ce la facciamo fare. Rigodago. Polpetta on the rocks. Qui abbiamo ancora trince. Spettacolo. Lagazuoi sempre uno spettacolo. Oh. No, è lunghissimo questo. Ho una finestra. No, è una tabella. Andiamo a scoprire cosa c'è qui dentro. Prima linea austriaca. Gallerie e territorio della posizione FV9. Vendo a vedere cosa c'è anche là. Non l'ho mai visto qua, perché andare sul tuo capitale almeno. Ah, wow. No. Va? Ciao. Non capisco quanto basso devo stare. Aiuto. Vita al fronte. Infatti se pure il tetto. Ah, ma da qua si esce ancora. Ta-da! Siamo usciti! Ecco la montagna che parte di Scepolpetta. Snoopy, smetti di sniffare le rocce. E anche oggi per facili roccette sulla cresta del soldato. Il sentiero pieno di ghiaia e terriccio. E pieno di gente. E laggiù. Sì. Guardate il traverso esposto che sta facendo e non è neanche legata. Io qui la bannerei. Mamma mia. Mamma mia. Se stavi più basso era più facile. Mi trovo già qua sotto l'impianto e là in fondo il rifugio. Ora andiamo fino alla cima del piccolo Lazio. Sto arrivando dove c'è la croce del piccolo Lagazuoi, ma affollatissimo come al solito, molto molto affollato visto che c'è l'impianto che arriva su. Ecco, anche qua Sissino, Sassi Allegri del Calore, Miriam Ferrari, Facebook, la mia ape arcobaleno. Sì, qua. Verso il rifugio Lagazuoi. Eh sì. Purtroppo siamo qua. Al rifugio Lagazuoi. Polpetta. Saluto. Eccoci qui. 10 minuti
El torero de España. Adesso prendiamo. Qua e in 10 minuti siamo alla galera. Polpez, che abita Polpez, vicino Ponte nelle Alpi. Stiamo andando verso la galleria e qui c'è un passaggino molto molto bello in questa mini cengia. Qui iniziano un po' le trincee. Qua Polpez, io sono su, ma qui Polpez è proprio dentro una trincea, ragazzi. Non mi vedi? Qui. Sia a destra che a sinistra. Sì. Adesso a sinistra c'è scritto Galleria Spirale. A destra Gallerie di Cresta Artiglieria di Spalla. Scegliete dove. Questo si sceglie ancora. Sì, lo vedo. Io faccio il video. Qui. Andiamo a vedere questa. Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Italiana. La gente che va sotto. Sì. Ah, c'è il video. Gli altri sono laggiù. Bene, 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 eccoci il video che ci porta giù alla Cengia Martini di questa. Ok, allora andando qui a sinistra si esce un attimo dalla galleria e si intraprende appunto la Cengia Martini, dove c'è quella famosa casetta che è incastonata nella roccia. Ormai sulla Cengia Martini, adesso facciamo passare quei due che stanno dietro di noi. Lì abbiamo già la casetta, quella incastonata nella roccia. Adesso andiamo a far vedere. Eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli, eccoli, eccoli. Sogno raggiunto. Vieni, vieni per acá, che sarebbe meglio. Ta-da! 60 e sentirli tutti. 60 e sentirli tutti. E Andrea? Oh, stiamo già scendendo. Stiamo già scendendo dalla casetta. Ma allora lo stiamo. Allora, io mi sono seduto. Sì. Sì. Lascia al contrario, sì. Baja l'altro. Mira qua. Questa. E qua, 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 e te la faccio. Boom. C'è gente che ci dorme. Aia. La mamma ce l'ha fatta! Ora torniamo verso la nostra galleria. Eccoci già di nuovo ricongiunti con la nostra galleria. Qui c'è la mamma in boulder. In difficoltà. Per prendere la scala. E questo se lo ricorderà per sempre. Mano, 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 forte! Sì!
bellissima Barpetta, Barpetta la grandissima. Allora abbiamo il nostro sentierino zigzag che ci porta giù al passo. Bello, bello anche questo. Oh, ma che super, grande. Sono il porta bastoncini ufficiale. Olè. Tira, mungi quel cavo, mungilo. No. Non sono mai passato forse. Cioè passati da qua mai? No, non so. Ora ci colleghiamo al sentierino che è qui giù. Ce l'abbiamo quasi fatta. Eccoci. Abbiamo fatto una scalinata così. Ecco, adesso scendiamo qui giù e poi sì, poi guarda la fine. Macchina. Polpetta 3, che pensavo fosse già la macchina, invece. Bene, mi trovo già qui al passo Falzarego. Ricapitolando un po' il giro, abbiamo fatto stamattina la ferrata Brigata Alpina a Col dei Boss. Abbiamo visitato la cima, dopo sentiero 401 che ci ha portato fino al rifugio Lagazzoi. Vieni, vieni, che sto chiudendo il video. Fino al rifugio Lagazzoi. Salto veloce alla croce del piccolo Lagazzoi. Polpetta trail intancabile, bravissima. Plie, passe, plie, passe, tac. Che mi fai? E dopo siamo scesi per la galleria. Usciti un attimo sulla Cengia Martini a vedere la casetta stupenda e dopo niente, ci siamo ricollegati sul sentiero che ci porta qua giù al passo Falzarego. Spero che vi sia piaciuto. Praticamente iscrivetevi, 360 gradi, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao.